Welcome back da Max Black, siamo tornati su FIFA 21, nuovo squad builder. Io vi invito a mettere subito 100 like per questa squadra, iscrivetevi se non l'avete fatto perché questa qui è una squadra imbattibile che vi porterà delle gioie incredibili su Foot, sulla Weekend League, quindi mi raccomando assolutamente di iscrivervi e mettere mi piace. La formazione è un 4-3-3 con il trequartista. Quindi cominciamo subito dal portiere che è l'incredibile Ederson. Mettiamo subito un portierone perché in questa squadra voglio assolutamente che sia fortissima. Quindi voglio avere anche il portiere forte, ci costa un bel po', 25.000-27.000 per un portiere, però ci sta perché è uno dei portieri più buggati di FIFA 21, quindi Ederson in porta. A destra mettiamo come difensore centrale Thiago Silva. Eccolo qui Thiago Silva, un difensore un po' lento e sappiamo che su FIFA non va tanto bene, però ha 86 difesa, 78 fisico, è sempre affidabile, ottimo tecnicamente, quindi perché non usarlo? Anche perché questa qui sarà una formazione estremamente offensiva e ci servono un po' di questi difensori che restano un po' di più sulla posizione. Quindi Thiago Silva a destra. A sinistra, come difensore centrale, il sorprendente Marquinhos. Eccolo qui, ci costa soltanto 7.000, ma è un giocatore estremamente efficace, 72 velocità, 87 difesa e 78 fisico. È uno dei difensori più efficaci di FIFA 21, quindi guardate questa difesa, Ederson in porta, Silva e Marquinhos, un bellissimo trio. Ma continuiamo, come terzino destra il super buggato Wan-Bissaka. Eccolo qui, un terzino equilibratissimo, 86 velocità, 80 dribbling, 82 difesa, 74 fisico. Veramente è un giocatore estremamente equilibrato, uno dei miei terzini preferiti, credo, su FIFA. Se avete soldi potete prendere anche altre versioni, però vi consiglio Wan-Bissaka come terzino destro assolutamente. Terzino sinistro, un giocatore che adoro, che è Alex Telles. Eccolo qui, 85 velocità, 83 passaggi, 80 dribbling, 79 difesa, 76 fisico. Veramente un altro terzino sinistro, assolutamente fortissimo. Ce ne sono anche di questo altre versioni, quindi mi raccomando, se avete i soldi prendetele tranquillamente. Io uso questa oro raro perché è pazzesca e guardate qui che difesa che abbiamo. E adesso ancora meglio perché a centrocampo, centrocampo a destra andiamo a mettere Georgino Wijnaldum. Eccolo qui, costicchia un bel po', circa 30.000, 38.000, ma assolutamente un centrocampista equilibratissimo, veloce, forte fisicamente, forse forte tecnicamente. È uno dei centrocampisti, credo, miei preferiti al momento su FIFA 21. Quindi Georgino Wijnaldum come centrale di destra. Altro giocatore che adoro e assolutamente fortissimo come centrale di centrocampo a sinistra, Allan. Eccolo qui, assolutamente nelle mie squadre non può mancare Allan perché è un giocatore che adoro come centrocampista, molto equilibrato. Ovviamente ci sono anche le altre versioni che voi potete comprare se avete i soldi, ma vi raccomando, credo che sia uno dei giocatori più affidabili di questo FIFA 21, quindi Allan messo lì. Voi ditemi anche nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore e di cosa ne pensate di questa squadra in generale. Ma andiamo avanti, come trequartista andiamo a mettere Havertz, la rivelazione di FIFA 21. Eccolo qui, veramente giocatore completo, centrocampista straaffidabile. Mi piace tantissimo questo tiro 81 perché vi permette di tirare delle bordate anche da fuori, quindi 85 dribbling, assolutamente un giocatore straoffensivo che si andrà ad addizionare a questo trio d'attacco pazzesco che andremo a vedere tra poco. Quindi Havertz trequartista. E adesso passiamo all'attacco, come ala destra Lucas Moura. Super buggato Lucas Moura, veramente 92 velocità, 87 dribbling, 78 tiro. Gli avevo fatto un po' il tiro più potente, ma va benissimo così. Un giocatore strausato a FIFA 21, mi piace moltissimo. Lo mettiamo quest'ala, super veloce, super atletico, ci salta l'uomo, ci crea grande forza in contropiede, quindi perché non usarlo? Straconsigliato, potete mettere Bale anche in questa posizione, potete mettere Bale Once to Watch, che vi va a costare però un tantissimi soldi, fate voi. Scrivetemelo nei commenti cosa preferite, però anche qui, Bale
quello Once to Watch costa tantissimo, possiamo usare tranquillamente Lucas che ci costa sui 20.000 e ci dà comunque grandissima affidabilità e crea tantissimi problemi alle difese avversarie. Alla sinistra andiamo a mettere una sorpresa, Felipe Anderson, Road to the Final. Eccolo qui, questo giocatore tirato fuori a sorpresa che mi piace tantissimo. Vi ricordo che i giocatori Road to the Final sono quei giocatori che vanno a migliorare quando la loro squadra supera i gironi della Champions League. Quindi guardate qui, se il Porto supera la Champions League i gironi, guardate, 92 velocità, 79 tiro, 81 passaggio, 89 dribbling, che c'è da dire, è un'ala fortissima a rientrare come dribbling, come velocità, e potrebbe diventare ancora più forte. Quindi assolutamente questo Felipe Anderson Road to the Final è un giocatore assolutamente da comprare, fortissimo, e che questa squadra veramente è imbattibile, io ve la straconsiglio. Centravanti, il goleador per eccellenza di questo FIFA 21, che è Timo Werner. Eccolo qui, ci costa 100.000 praticamente, comunque è un giocatore da acquistare. Se avete più soldi ci sono le versioni ancora più forti, ma già questa qui è pazzesca, perché velocità 91, e sapete quanto la punta centrale è velocissima a FIFA, ha quella cosa in più. 85 tiro, che per un attaccante è una cosa pazzesca, 84 dribbling, mancava anche che gli mettevano il fisico che ha nelle altre versioni. Quindi se avete soldi assolutamente prendete Timo Werner, altre versioni che ci sono. Quindi ci va a costare per la PS4 300.000 praticamente, 300.000 per la Xbox One, 371.000 per PC. Con 300.000 praticamente vi fate uno squadrone pazzesco. Quindi assolutamente 100 like per questa squadra, condividete il video, fate sapere agli amici che qui si fanno le cose serie per FIFA 21, e ciao a tutti da Max Black.